La trasmissione è offerta da Sistema Spedizioni SRL. Questa sera a Friuli Economy parliamo di un tema molto importante, lo sconto sui carburanti, un tema che riguarda i cittadini del Friuli Venezia Giulia, un tema che riteniamo vada discusso attorno a questo metaforico tavolo, può essere un inizio per trovare dei punti di incontro tra i diversi interlocutori che hanno il potere di decidere, di rappresentare i cittadini di questa regione, ma anche il settore delle imprese coinvolto. Abbiamo quindi qui con noi l'assessore regionale all'ambiente e energia, Fabio Scocimarro. Buonasera e benvenuto. Scocimarro. Buonasera a voi. Il collega giornalista Alfonso Di Leva, benvenuto dottor Di Leva. Buonasera, buonasera, grazie. L'assessore regionale Finanze e Patrimonio Barbara Zilli, buonasera e ben ritrovata. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. L'altra Barbara, ma in questo caso Puschiasis di Consumatori Attivi, ben ritrovata anche alla Puschiasis, grazie. Qui a Friuli Economy. Grazie, buonasera a tutti. Ed infine abbiamo Bruno Bearzi della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali e Carburanti. Buonasera, grazie, Bearzi. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Fu ospite alla prima puntata di Friuli Economy, quasi quattro anni fa. È un piacere rivederla, numero zero, esatto. Partiamo subito con la copertina firmata da Alfonso Di Leva e poi subito in bomba qui nella trasmissione Friuli Economy. Un pieno di dubbi. La regione sta valutando l'ipotesi di modificare dal prossimo 1 gennaio gli sconti sulla benzina e sul gasolio. Lo ha anticipato l'assessore Fabio Scocimarro, spiegando che le ipotesi sulle quali si sta ragionando sono tre. La prima è la riduzione delle agevolazioni per le auto di lusso, per esempio quelle oltre i 2005 di cilindrata per la benzina e quelle oltre i 2008 per il diesel. La seconda è la diminuzione dello sconto per le auto diesel, la cui produzione, peraltro, dovrebbe essere sospesa nei prossimi anni. La terza è la riduzione dello sconto di un centesimo per tutte le auto. Scocimarro ha spiegato che i risparmi sarebbero utilizzati per sostenere l'acquisto di auto ecologiche, elettriche o ibride e che in ogni caso non sarebbero toccati gli sconti relativi alle auto più vecchie, che si presume siano usate da soggetti e famiglie di fasce di reddito più basse. Quali potrebbero essere le conseguenze di una riduzione degli sconti regionali sui carburanti? La prima e più immediata è sicuramente l'aumento del numero di automobilisti che andrebbero a fare il pieno in Slovenia o in Austria, dove i carburanti costano molto meno che in Italia. La seconda, i distributori del Friuli Venezia Giulia vedrebbero scendere le loro vendite e alcuni sarebbero forse costretti a chiudere. La terza, e forse la più importante, riguarda i posti di lavoro. Gli sconti furono introdotti per evitare che gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia andassero a fare il pieno oltre confine, privando così le casse del nostro erario delle ricche accise sui carburanti. Con il pieno fatto in regione, quelle accise non si vaporizzavano alle pompe austriache e slovene, ma rimanevano nelle casse italiane e quindi del Friuli Venezia Giulia, e questo in misura tale da rendere comunque vantaggiosa la spesa regionale relativa al bonus. L'Unione Europea non è mai stata particolarmente felice di questa misura, ma la regione nel 2010 ha comunque deciso di confermare gli sconti, anche se ha cambiato la motivazione. Niente più ragioni fiscali, ma sostegno alle famiglie, alle prese con una crisi economica senza precedenti. Cosa succederebbe quindi se oggi si riducessero gli sconti? È vero che si ridurrebbe la spesa che la regione sostiene per erogare i bonus carburanti, una spesa che ogni anno oscilla fra i 40 e i 42 milioni di euro, ma, in conseguenza della contrazione dei consumi, si ridurrebbero sicuramente anche le entrate statali e regionali che derivano dalle accise, che non sono proprio irrilevanti. Nel 2017 erano 105 milioni di euro, ma soprattutto si aprirebbe un nuovo fronte di crisi occupazionale e sociale. Insomma, per evitare che il pieno transfrontaliero si trasformi in un pieno di dubbi, non resta che una strada, riunire intorno a un tavolo tutti i soggetti interessati alla vicenda, regione, distributori, petrolieri e consumatori, per trovare un punto di equilibrio, numeri e cifre alla mano. Di Leva, a lei l'onere e l'onore che ha firmato la copertina della prima domanda qui a Friuli Economy. Io la farei subito all'assessore Scocimarro. Assessore, perché state ragionando su una modifica del regime di sconti sui carburanti? Diciamo che uno studio non nuovo, nasce più di un anno fa, quindi prima ancora che arrivasse la nostra giunta, anche per evitare di trovarci poi sguarniti quando, semmai, e mi auguro che così non fosse la Comunità Europea,
volesse attivare il principio di infrazione appunto comunitario per appunto l'aiuto all'acquisto del carburante. Io mi auguro che la Comunità Europea sia occupata per l'ora legale e l'ora solare e quindi non presti attenzione alle nostre benzine e gasolio. Però, come dicevo, queste sono delle ipotesi accademiche al momento e comunque noi non abbiamo assolutamente toccato né gli sconti e neppure i stanziamenti previsti, che restano tali anche per il prossimo anno. Stiamo facendo solamente delle valutazioni a livello di discussione accademica. La fermo perché intanto ha dato una notizia importante, sì. Cioè che queste erogazioni sono già previste anche per il 2019, ho capito bene. Gli importi stanziati rimarranno identici per quanto riguarda la proposta che faremo nella prossima finanziaria, poi ovviamente sarà il Consiglio regionale a doverla votare. E io ritengo che sia corretto pensare anche ad altre forme che sono le più incentivanti e quindi si andava a valutare quali fossero le forme migliori. Una delle ipotesi che avete anche correttamente detto è quella di disincentivare l'uso delle macchine più vecchie, quelle con l'omologazione di tanti anni fa, però così facendo andremmo a penalizzare le famiglie che hanno meno possibilità economica ed esattamente l'opposto di quello che vuole questa giunta, che vuole aiutare le fasce più deboli della popolazione e quindi anche se a noi non piace vedere una regione con un tasso di inquinamento superiore a quello che ci piacerebbe, comunque non sarebbe il caso di andare a ritoccare le automobili che normalmente vengono utilizzate dalle famiglie meno ricche. Quindi dibattito apertissimo allo Stato. Anzi, questa trasmissione è utile anche per questo. Ecco, chiederei all'assessore Zilli, c'è una preoccupazione o che cosa si sta studiando nel caso invece si decidesse una misura più drastica, diciamo così, di riduzione degli sconti carburanti e quindi ci fossero meno entrate per le casse regionali? Abbiamo visto anche la slide che ha poi perfezionato Di Bernardo, che prego di mettere, e quindi che cosa si pensa di fare per ovviare a questa possibile eventuale riduzione delle entrate? Ma guardi, in realtà mi permetto di dirle una cosa in via preliminare, ovvero sia che oggi questa preoccupazione per noi non sussiste, nel senso che c'è una procedura di infrazione che la Commissione europea ha attivato prima sulla vecchia legge, che era quella del 96, e che ha esteso anche alla legge che è stata adottata dal Consiglio regionale nel 2010. Sostanzialmente questa procedura esiste e siamo stati deferiti, ma non c'è stato il presupposto tecnico che poi porta ad un'eventuale pronuncia da parte della Corte di Giustizia sulla ammissibilità o meno di questa infrazione. Ecco, quindi che cosa risiede siamo questo ancora... presupposto tecnico, se può spiegare? No, anche... voglio dire, questo è lo stato di fatto, nel senso che oggi giuridicamente noi abbiamo legittimamente, anche sulla base di una pronuncia della Corte Costituzionale del 2011, fatto questo provvedimento legislativo regionale e quindi abbiamo emesso queste agevolazioni e continuiamo a darle ai nostri cittadini. Ma perché i presupposti erano probabilmente ecologici, infatti questo un po' nella legge 14 del 2010 contrasta con quello che ha detto l'assessore Scocimaro. È difficile con dei presupposti ecologici ammettere delle auto sì. di, diciamo così, Euro 3, Euro 4 che consumano molto e che è vero che sono magari quelle adottate dalla fascia di popolazione più sì. povera, ma sono quelle che inquinano di più. Sì, allora i presupposti erano due in sì. quella legge regionale. C'era sia il presupposto del sostegno quindi all'ambiente e quindi all'utilizzo di auto che potessero essere ecocompatibili, sia il presupposto di dare un incentivo comunque alle famiglie, perché non dimentichiamo quello che è il contesto ovviamente in cui siamo inseriti. La regione Friuli Venezia Giulia è l'unica regione nello scacchiere italiano ad avere una misura di sostegno per le famiglie, per le imprese, per i privati cittadini che si sostanzia nel bonus carburanti. C'è un esempio similare ma per una piccola fascia con termini in Lombardia, ma tutto un territorio regionale che abbia una misura come questa riguarda soltanto la nostra regione. Siamo esposti su due confini che sono ovviamente molto concorrenziali in termini di prezzo alla pompa della benzina, del carburante. Assessore al bilancio,
conferma sì. dal suo punto di vista l'anticipazione che ci ha dato l'assessore Scoccimarro, che per il 2019 c'è già una previsione di bilancio per continuare a erogare il bonus carburanti, e di quanto l'avete prevista, su che cifre state ragionando? Allora, io confermo quanto ha detto il collega in ordine al fatto che il concetto che Scoccimarro ha espresso è che non siamo qui a discutere di voler togliere l'agevolata. Questo non è volontà di questa giunta regionale. Il collega Scoccimarro intendeva questo. Poi va detto che in effetti, per quanto riguarda la mia competenza più squisitamente tecnica, devo dire che ci aggiriamo sui 7,5 milioni di introiti che derivano dal gettito IVA per quanto riguarda le accise, e come avete correttamente indicato nella slide, gli introiti che derivano dalle accise sono 105 milioni, sì. Decurtato il bonus per 42 milioni nel 2017 che diamo ai nostri cittadini per l'agevolata, restano alle casse della regione 63 milioni, che però voglio dire non restano nelle casse della regione, ma che noi utilizziamo per dare ovviamente servizi importanti ai nostri cittadini. Quindi è un'entrata vitale per noi quella sulle accise, la rimodulazione eventuale dell'agevolata, e quindi la previsione di ulteriori sconti, la previsione di diverse fasce. È un tema che si è aperto nel momento in cui la giunta regionale ha già fatto due volte, questa nuova giunta ha sostanzialmente chiesto la proroga trimestrale delle agevolazioni che dobbiamo fare. Lo studio diventa importante nel momento in cui la Commissione europea ci darà effettivamente quella svegliata, cioè dovesse effettivamente giungere il deposito di un ricorso alla Corte di Giustizia, a quel punto dovremmo davvero interrogarci e capire se la nostra regione, il nostro Stato sarà messo alla sbarra come è accaduto all'Irlanda. E sarà già sufficiente dire stiamo lavorando per fermare questa procedura di infrazione? Assolutamente no, ma non solo questo, va detto che lo stiamo lavorando sulle accise è un aspetto, nel cercare di essere più aderenti se possibile alle esigenze dei nostri operatori, che sono coloro i quali sono titolari di una pompa di benzina nella nostra regione, e ai nostri cittadini. Stiamo lavorando dando delle continue risposte che vengono garantite dal nostro governo nel momento in cui ci chiede delle osservazioni alle procedure di messa in mora e al carteggio che è intercorso con la Commissione di Giustizia. Ecco, e adesso arriviamo anche appunto all'atto delle imprese e dei cittadini. Ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, poi il servizio che abbiamo realizzato in auto, in una stazione di servizio qui in Friuli Venezia Giulia, e poi coinvolgiamo anche Bearzi e Puschiasis nel dibattito. La Regione sta valutando dal prossimo gennaio di modificare gli sconti carburante. Sentiamo alcune persone qua in questa autopompa di benzina che cosa ne pensano. Sinceramente io penso che nessuna dovrebbe essere presa in considerazione. Perché per quale motivo? Perché sono convinto che comunque le persone tornerebbero ad andare in Slovenia a fare carburante, perché c'è una differenza enorme fra il prezzo che paghiamo noi e quello che si paga in Slovenia. E si dice che c'è anche una preoccupazione, perché qualora la regione decidesse di ridurre questi sconti avrebbe sicuramente una riduzione dei costi, però appunto col fatto che la gente potrebbe andare in Slovenia ci sarebbe anche una minore entrata sulle accise che vengono messe. Questo sarebbe preoccupante secondo lei? È sicuro, perché chiaramente diminuendo fortemente il consumo, chiaramente ci sarebbero meno lavoro per i nostri gestori, per le pompe nostre, e meno entrate fiscali, chiaramente, anche perché diminuendo il consumo chiaramente ci sono meno entrate fiscali. Quindi meglio rimanere così? Certamente. Signora Dalmagro, rispetto alle ipotesi di cui abbiamo parlato, cioè di rivisitazione degli sconti carburante, lei come la vede?
Ma secondo me non è corretto, dal momento che noi abbiamo questo beneficio, togliere alla popolazione del Friuli Venezia Giulia, che noi siamo abitanti vicino ai confini sia dell'Austria che della Slovenia, e di conseguenza la gente tornerà ad andare oltre confine e noi già siamo una categoria che piano piano sta morendo e così moriamo proprio. Quindi secondo lei non bisogna cambiare nulla? Per me no. Ci troviamo sempre all'interno della stazione di servizio qua della Esso. Signore, buongiorno. Noi abbiamo saputo insomma che la regione sta valutando l'ipotesi di cambiare lo sconto carburante oppure addirittura ridurlo su tutte le categorie di veicoli. Lei come la vede? Ma secondo me dovrebbero vedere un po' meglio questa cosa qui, perché fino a prova contraria, fino ad oggi, c'è solamente quello che si paga in più, tra tasse, non tasse ed altre cose, accise eccetera. Oltre a questo dovrebbero anche cercare di dare una mano a tutti questi furti che ci sono in giro nel mondo dei distributori, degli autolavaggi, dove ogni giorno, anche l'altro ieri, è stato fatto un furto qui a Tavagnacco e così va avanti un po' dappertutto. Quindi dice una categoria che sta subendo furti e che se si vedesse anche privare degli sconti per i suoi clienti rischia di scomparire. Certo, rischiano di andare avanti solamente i grossi, i piccoli vanno scomparendo, come un po' dappertutto, e non viene tutelato nessuno di quelli che sono veramente i lavoratori attuali, insomma, no? Questo secondo me non è una cosa molto molto corretta e speriamo che cambi qualcosa in positivo anche per chi lavora, non solamente per quelli che stanno seduti a fare i propri comodi, diciamo così. Quindi magari meno tasse, meno accise sulla benzina e magari uno sconto più alto per i consumatori. Certo, sicuramente non farebbe male a molta gente che ogni giorno ne utilizzerebbe. Eccoci di nuovo qui a Friuli Economy, lascerei la parola a Dileva per una domanda nei confronti di Bearzi, così coinvolgiamo anche l'altra parte qui dei nostri ospiti. Bearzi, io parlerei con lei di rischi. Il tema che è emerso finora è quello della rimodulazione della scontistica dei bonus carburanti. Ma quali sono i rischi che corrono i distributori? Basta guardarsi intorno, il numero di distributori è in continua diminuzione. Quanti posti di lavoro e quante aziende sono a rischio? Guardi, in Venezia Giulia ci sono circa 500 impianti, adesso impianto più, impianto meno, che danno un lavoro in totale a circa 2.000 addetti. Di questi circa 1.200 sono lavoratori dipendenti che chiaramente in caso di un calo di erogati di conseguenza di sostenibilità economica per le aziende rischierebbero il posto di lavoro. Rappresentano quello che rappresenta per l'industria la chiusura di una fabbrica, dove magari 1.200 operai che vanno a casa diventano un problema grosso. Tante micro aziende che perdono uno o due dipendenti non sono magari così visibili, però alla fine della fiera i numeri sono gli stessi, quindi costi sociali, c'è poi anche un discorso se uno ha meno vendite, quindi meno introiti, pagherà meno tasse anche come impresa nei confronti dell'erario, nei confronti della regione con l'IRAP, nei confronti dell'IVA e tutte queste cose qua, quindi c'è al di là del mancato introito della quota parte delle accise che spetta alla regione, che è circa un terzo, verrebbero a mancare a caduta tutta una serie di altri entrate fiscali che alla fine insomma sono quali soldi. Quali sono le vostre proposte per scongiurare questi rischi? La regione è il momento migliore per esporle? Noi siamo stati fin dalla prima legge, su quella volta era benzina agevolata, un elemento proattivo, un elemento di confronto propositivo nei confronti della regione. Abbiamo collaborato poi alla successiva modifica del 2010 e abbiamo anche aiutato stilando una specie di roadmap esatto su quello che era l'infrazione europea, per cui noi siamo disponibili a un confronto corretto su dati, su situazioni eccetera. Ecco, invece Puschiasis, qual è la posizione di consumatori attivi, quindi in rappresentanza anche dei cittadini del Friuli Venezia Giulia riguardo a questa tematica? E che cosa chiedete anche voi alla regione che venga preso in considerazione? Ecco. Sicuramente la misura legata alla scontistica carburanti è una misura importante, una misura che negli anni ha prodotto degli effetti assolutamente positivi nei confronti delle famiglie, del territorio, del Friuli Venezia Giulia.
È chiaro che i presupposti sono molto cambiati rispetto al 95, quando insomma si è andati a discutere questa misura e poi, che poi è diventata realtà. Quindi ripensare eventualmente il sistema, insomma, potrebbe essere un'occasione anche per inserire dei correttivi, anche perché le priorità anche per il consumatore sono cambiate, nel senso che c'è molta più attenzione all'ambiente, c'è molta più attenzione al risparmio, anche energetico. Ma com'è compatibile questa attenzione all'ambiente con la crisi economica? Perché appunto il punto, scusate la ripetizione di cui parlavamo, è che magari auto di grossa cilindrata molto costose, però hanno un'efficienza energetica superiore. Auto invece, diciamo così, più datate, poco efficienti, sono però più, diciamo così, abbordabili per cittadini in difficoltà. Beh, però c'è un problema ecologico in quel caso. Come si riesce a ottemperare queste due esigenze? Io mi permetto anche di dire che lo sconto carburante non è l'unica misura a sostegno delle famiglie per poter risolvere il problema anche del ricambio dell'autovettura nel momento in cui si ha vetusta, ma ci possono essere degli ulteriori bonus, insomma, che abbiamo visto anche negli anni passati, per incentivare il cambio dell'auto, quindi per incentivare anche le famiglie meno abbienti e che hanno la necessità peraltro di cambiare l'autovettura, di rivolgersi verso altre tipologie di auto, anche di fascia bassa, che però hanno dei consumi esattamente più modesti. Quindi sconto carburante per preservare dal punto di vista ecologico la vivibilità, la qualità della vita qui in Friuli Venezia Giulia, e magari invece incentivi all'acquisto di auto più efficienti come binario che invece aiuta le famiglie a uscire dalla crisi. Poi questo sicuramente in quello che nota il consumatore è che nonostante in Friuli Venezia Giulia ci sia lo sconto carburante, comunque il carburante in Friuli Venezia Giulia costa più che non in Veneto, il prezzo medio. Ma questo medio. Perché, Puschiasis? Questo qua perché? Perché possiamo chiedere a Bearzi, c'è la distanza tra la pompa, no, e il luogo nel quale poi arriva il rifornimento di questa pompa. Questa è la spiegazione. Ma molto, molto spesso c'è anche il discorso che in Veneto ci sono tantissime pompe bianche, cosiddette pompe bianche oppure ghost, dove diciamo, acquistando il prodotto in extra rete, quindi ad un prezzo molto più basso di un gestore che, ripeto, margine a 3 centesimi lordi al litro, ha la possibilità appunto di poter praticare prezzi più bassi senza costi di personale o quant'altro, ed essendoci una diffusione molto più marcata in Veneto c'è questa differenza che, se invece andiamo a valutarla per realtà identiche, quindi su un servito in Friuli e un servito in Veneto, si attesta intorno ai 2-3 centesimi di differenza. Però mi consente, Bearzi, secondo me c'è anche un effetto. Il bonus crea un effetto drogato sul prezzo della benzina dei carburanti. No, per cui quando l'assessore Zilli e l'assessore Scoccimarro pongono il tema della rimodulazione del bonus, secondo me pongono una questione molto seria che coinvolge anche i gestori. Secondo me è un luogo comune quella, perché proprio in uno studio che avevo portato, credo, al numero zero di Friuli Economy, dimostravo con dei numeri presi non solo nel Triveneto ma anche nella vicina Emilia-Romagna, laddove le differenze erano sostanzialmente minime, addirittura in Trentino-Alto Adige sono più alte che in Friuli. Quindi ci sono numeri che non li scrivo io, ma li scrive il Ministero sui dati che vengono forniti appunto dai prezzi che siamo obbligati a trasmettere al Ministero, che dicono tutt'altro. Quindi voglio dire che ci sia poi un gestore o 10 gestori che pratichi un overprice per poter recuperare un conto economico che non regge, quello è un altro discorso. Però diciamo, la marginalità media di un impianto di distribuzione di carburanti sono 3 centesimi al litro lordo, lei capisce che su queste cifre non si fanno grandi numeri. Ma come mai in Friuli Venezia Giulia ci sono troppe poche pompe bianche? Cioè, che cos'è che rende il Friuli Venezia Giulia meno appetibile, che quindi diciamo così rende il Friuli meno concorrenziale nei prezzi? Mi pare che recentemente hanno aperto un impianto presso il Fiera che sta facendo terra bruciata con i prezzi per quanto riguarda appunto i distributori limitrofi. Quindi ci sarà, è vero, un impianto che praticando prezzi a livello di Platz più qualche cosa indurrà molte realtà, molte aziende a dover chiudere o ridurre drasticamente quelli che sono, diciamo, i dipendenti, se ne hanno, insomma. Quindi diciamo che il gap attorno alla città di Udine, all'Interland, con questa, diciamo così, nuova apertura
probabilmente si ridurrà, già, però con effetti sull'occupazione e sulle imprese. C'è sempre il rovescio della medaglia. Certo, certo. Allora adesso ci fermiamo per una seconda pausa pubblicitaria, lanciamo subito dopo l'intervista a Roberto Asquini, ideatore e firmatario della legge 14-2010, abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo di ritorno dagli Stati Uniti. Asquini, ricordiamo, è fuori ormai dalla politica, il suo è stato solo un contributo perché ha a cuore questo tema, visto che appunto fu uno degli estensori di chi ideò e legiferò questo sconto carburante. Bene che si metta mano alla legge, perché la legge è rimasta bloccata per tanti anni e adesso c'è anche questa eccezione europea. Chiaramente per fare le modifiche, per fare la legge, bisogna partire da due cose: i dati dei consumi, perché se si dimenticano i dati dei consumi è finita, e quello che fanno nel mondo, perché se la legge ha un binario assolutamente di economia ma anche di ecologia, bisogna capire cosa fanno nel resto del mondo. Ecco, ma in questi dati chi è che li possiede? Beh, innanzitutto, per quanto riguarda i dati dei consumi, bisogna assolutamente andare dai benzinai, perché loro hanno tutti i dati precisissimi. Per quanto riguarda, per esempio, dove va il mondo con l'ecologia, perché la legge ha tre linee di intervento: carburante, nuovi veicoli per avere i veicoli puliti e la ricerca. Non possiamo scindere queste tre cose. Perché ma fino adesso è stata fatta quale di questi tre aspetti? Beh, no, all'inizio sono state fatte tutti e tre questi aspetti, se no la norma non partiva, perché l'Unione Europea l'aveva comunque eccepita, poi la cosa è stata bloccata, eccepita anche dal governo, eccetera. E adesso bisogna assolutamente tornare a fare la ricerca, per esempio nei saloni auto internazionali. Si parla di togliere il diesel, ma il diesel, a quello che io ho letto su internet, verrà tolto dal 2040. È un po' prematuro pensare di fare le norme oggi per il 2040. Bisogna capire cosa fanno gli altri. Ecco, ma lei quindi adesso che cosa propone di fare? Che cosa suggerisce di fare? Assolutamente ripartire con il sostegno alle auto pulite. Chi compra un'auto pulita deve essere finanziato, e non possiamo pensare di dare fondi solo per alcune fasce di intervento. Quindi perché anche le auto dei ricchi andrebbero finanziate. Qui non sono le auto dei ricchi, qui sono le auto pulite o le auto sporche, perché se una persona compra un'auto 2005 col motore ibrido e inquina zero, è giusto che venga premiata. Se una persona compra una macchina 1300 che inquina tantissimo, non vedo perché vada premiata. E soprattutto, se uno compra una macchina oggi molto vecchia, mettiamo una Euro 3 o una Euro 4, non possiamo dargli la tessera, perché bisogna capire che se tu sei molto anti-ecologico non puoi entrare in una legge che finanzia l'ecologia. Ripeto, noi parliamo di parametri di ecologia e quindi di inquinamento al chilometro, di inquinamento al minuto, di altre norme che vanno anche scoperte e cercate come fanno le case, perché la ricerca nei saloni auto, la ricerca nelle altre case è indispensabile per fare nuove norme, nuovi parametri per premiare l'ecologia. Attenzione, l'Europa non ci permette di fare i furbi su norme solo economiche. Noi dobbiamo stare attenti che se sbagliamo i parametri poi la norma non si regge economicamente. Quindi abbiamo due problemi: un problema di ordine economico, se sbagli i parametri la norma salta; due, problema di norma ecologica, se dimentichi i parametri, le linee di intervento, carburante, nuovi veicoli e ricerca, rischi che l'Europa ti dica ancora no, questa non è una norma che noi possiamo accettare. Quindi chiari i parametri e attenzione anche all'IVA nelle vendite delle automobili e anche alle accise, perché si rischia sennò di avere meno entrate per le casse della regione. Beh, certo, perché il sistema di promuovere il nuovo acquisto funziona, perché se io faccio per un periodo molto limitato di tempo, lo annuncio e lo faccio, non posso fare oggi l'annuncio e poi farlo fra due mesi, sennò blocco il mercato da oggi a fra due mesi. L'annuncio e lo faccio, e dico per un mese, se compri l'auto ibrida, l'auto pulita o l'auto molto pulita, non ibrida, ti diamo un contributo, questo automaticamente aumenta le vendite, aumenta l'IVA e ti fa stare su i conti della regione, perché la regione prende il maggiore gettito IVA. Stesso discorso sui carburanti: se io sbaglio i parametri rischio di bloccare il sistema dei consumi e quindi poi non mi funziona più il gettito. Di Leva, l'intervista all'ideatore firmatario alla legge 14-2010 Roberto Asquini, che spunti le dà per porre delle domande ai nostri ospiti? Ma io direi subito a Scoccimarro, lei ha detto agevoliamo, diamo la tessera a benzina Euro 3, Euro 4,
Asquini dice sarebbe un grave errore. Qual è la sua opinione? Articoli. No, sono molto d'accordo su gran parte delle cose dette da Asquini. Va detto che se noi non dovessimo dare gli incentivi a chi ha meno possibilità economiche, quindi chi ha normalmente macchine inquinanti, parliamo di bonus carburante. Bonus carburante. Se non dovessimo darle a loro, succede che questi vanno in Slovenia e in Austria, comunque inquinano di più perché le macchine non la possono cambiare in quanto non hanno la possibilità economica. Andrebbero in Slovenia e in Austria a fare il pieno di benzina, inquinando ancora di più. Di conseguenza avremo un boomerang in questo senso. Quindi andiamo sì a dare incentivi per l'acquisto di nuove macchine, l'abbiamo fatto quest'anno, nel 2018, dando 1,5 milioni di euro. Tenendo presente i temi ambientali. Certo. Noi teniamo presenti i temi ambientali andando a incentivare l'acquisto di auto nuove, ma chi non ha la possibilità, l'abbiamo fatto dando 1,5 milioni, come dicevo, a chi compra macchine elettriche, macchine a gas e macchine ibride. E quindi, fra l'altro, le macchine elettriche verranno fatte tantissime nuove centraline, ma con un altro elettriche di ricarica, anche fast, ma un altro capitolo. Quindi il nostro obiettivo è quello, discutere, ma nessuno ha mai detto che verranno tolti gli incentivi. Abbiamo detto facciamo un ragionamento complessivo, parliamo con gli istruttori di carburanti e avremo un incontro nei prossimi giorni, vedremo anche chi la benzina la distribuisce, quindi grandi distributori, perché anche loro devono avere una mano sulla coscienza e magari fare un piccolo sforzo. Non dimentichiamo che queste 2.000 persone lavorano praticamente guadagnando sui servizi aggiuntivi, perché un distributore guadagna cifre ridicole di un centesimo, due centesimi, tre centesimi per litro, e potete ben capire che questo non può dare redditività al distributore di benzina. Andiamo a parlare appunto con consumatori, andiamo a parlare anche con lo Stato, che magari qualche accisa la può togliere, perché mi sembra che la guerra di Etiopia sia finita da un po' di tempo. Da qualche giorno. Zilli, mi sembra di poter dire che a questo punto è chiara la focalizzazione che lei aveva dato all'inizio. Serve una rimodulazione, una rivisitazione dell'intero sistema di contribuzione sui carburanti, di agevolazione all'acquisto di auto verdi. Quali sono le proposte alle quali state pensando? Guardi, l'interlocuzione con il governo è uno dei primi aspetti in ordine ai quali ci stiamo confrontando anche con appunto il collega Scocimarro, perché è un tema molto importante quello di valutare anche quanto pesano le accise nel nostro territorio rispetto alla vicina Austria e Slovenia, che fanno parte dell'Unione Europea come noi, quindi cerchiamo di valutare anche questo aspetto. Poi il tema e quindi il peso delle accise rispetto... Cioè lei sta dicendo c'è una concorrenza... C'è una concorrenza che oggi non viene valutata e quindi sanzionata, ma è una concorrenza che esiste, che ha portato il Friuli Venezia Giulia in tempi precedenti rispetto all'ingresso della Slovenia, ovviamente nell'ambito dell'Unione Europea, ma che ha portato quindi il Friuli Venezia Giulia a rimodulare, ma a mantenere quel sistema di aiuto alle famiglie per rivolgersi alla pompa della benzina, perché diversamente la benzina costa o il gasolio costano troppo rispetto ai partner che sono entrati poi in Europa come la Slovenia. Quindi questo è un tema importante che va studiato e vanno stabilite regole uniformi per quanto riguarda questo aspetto, a mio giudizio. Poi c'è un tema interno, perché se è vero, come immagino sia vero, il problema che ha sollevato prima il rappresentante dei distributori dicendo c'è questo fenomeno delle pompe bianche che è molto frequente in Veneto, è altrettanto vero che le compagnie petrolifere dicono sostanzialmente che portare la benzina e il gasolio in Friuli Venezia Giulia costa di più rispetto a portarlo in altre regioni, e anche questo è un tema sul quale la regione vuole fare la propria parte per dire che forse possiamo trovare delle misure correttive migliori, per dire che anche noi facciamo degnamente parte di questo strano paese che è l'Italia e abbiamo il diritto di poter tutelare i nostri cittadini e di evitare fughe all'estero che sono ingiustificate. Quindi mi sembra di capire c'è un bouquet di strumenti, di misure alle quali state pensando per per rinnovare, per adeguare, per migliorare. E guardi, è sempre in quest'ottica, come abbiamo fatto dal primo minuto, non mancherà assolutamente il confronto positivo, costruttivo con tutte le categorie interessate, e noi siamo molto vicini a tutti i cittadini che hanno magari ancora oggi resistono a fare un lavoro molto duro, che è quello di tenere un distributore magari familiare. Sono, è vero, mosche bianche ormai, ma noi crediamo che l'artigianato e le piccole partite IVA siano il tessuto fondante di questa regione e verso di loro avremo sempre un'attenzione particolare. Ecco, ma Bearzi, quali potrebbero essere questi parametri, le leve con le compagnie petrolifere e viceversa nella
all'interno di una legge regionale, su quali sono i parametri che anche Asquini diceva di concentrarsi, perché se li sbagli sballa tutta la norma? Appunto il parametro ambientale che va chiaramente rimodulato, quindi come, in che modo? Iniziando magari a ridurre, non so, gli euro 0, gli euro 1, gli euro 2, ridurre il 50% dello sconto, è scritto nella norma, basta leggersi la norma, al capo 2 articolo 3 c'è il comma 8 che recita appunto questa cosa qui, addirittura il comma 9 dice che dal primo gennaio del prossimo anno chi acquista un'auto usata inferiore a Euro 4 non può ricevere la tessera dello sconto, quindi molti dei parametri che sono già scritti, basta solo applicarli, ed è evidente che poi la parte che eventualmente, sempre modulando perfettamente quelli che sono entrati e uscite della regione con le accise, vanno impegnate nell'acquisto di auto più ecologiche. Non credo molto nell'auto elettrica, sinceramente, perché spostiamo solamente un problema. Perché a parte le colonnine di ricarica, che possono essere fast, non fast, eccetera, il problema si sposta a fine vita delle batterie al piombo, cioè l'ecologia dov'è quando poi devo smaltire le batterie al piombo che costa un capitale smaltire? Ecco, sulle auto a diesel? Cioè si terrà lo sconto, secondo lei andrebbe tenuto oppure no? Perché Asquini diceva l'auto diesel probabilmente scompariranno attorno al 2040. Nel frattempo, questi 22 anni, che cosa facciamo? Le rispondo con una domanda. La nuova Peugeot 5008 è un ibrido diesel. Cosa facciamo? Non gli diamo la tessera? Quindi lei dice teniamole anche sul diesel. Teniamole e poi magari fra 5 anni ci sarà un meccanismo tale che permetterà di ridurre il PM10. O i particolati, e quindi magari il problema non sussiste. Da qui al 2024 mi sembra che la Francia vieterà l'uso degli autoveicoli diesel, cioè voglio dire, c'è un momentino da ragionarci su senza andare a stravolgere la norma, perché poi rischiamo veramente che in una fase come questa, in cui siamo sotto la lente di ingrandimento della Corte Europea, se noi sbagliamo un parametro o facciamo male i conti, veramente rischiamo di far saltare tutto. Ecco, prima di dare la parola a Di Leva e a Scocimaro, solo una battuta anche con la Puskiasis: quali le richieste dei consumatori riguardo anche a questi parametri? Così andiamo verso la conclusione da questo fronte. Ecco. Allora, chiaramente il consumatore, quello che gli interessa è che con il bonus carburante paghi meno. Quindi quello che interessa è non passare magari il confine tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto e vedere che c'è una diversità nel prezzo della benzina anche importante. Quindi sicuramente quello che noi chiediamo è un maggior rigore anche nei prezzi che vengono applicati, un maggior controllo nei costi del carburante, quindi che poi creano il prezzo finito. Quindi ben venga quello che diceva la Zilli di controllare con le compagnie petrolifere. Sì, perché sinceramente che il trasporto dal Veneto fino al Friuli vada a incidere così tanto mi sembra che insomma non abbia nessuna logica. E altra cosa, quelle misure di cui si sta parlando, cioè l'abbattimento anche, no, delle accise sul carburante, assolutamente, insomma, se ne sta parlando da tanto e si vuole che questo diventi realtà. Per quanto riguarda i gestori, invece, ci sentiamo anche di sostenere quella che è la loro posizione, uno, perché coinvolgono tantissimi cittadini, tantissime famiglie. E due, perché effettivamente quello che è il guadagno al litro lordo è di 3 centesimi circa, quindi è niente, e veramente insomma si trovano costretti a dover vendere di tutto poi nei loro distributori per poter arrotondare in qualche modo. Ma mi sembra che è venuta fuori una cosa concreta, importante: c'è la volontà di continuare a erogare il bonus carburanti per il 2019 in maniera rimodulata. Però Bearzi ha dato un input preciso, vediamo se riusciamo a dare un'altra risposta concreta, Scocimarro e Zilli. Bearzi dice: intanto non diamo la tessera carburanti a chi compra un'auto usata che sia al di sotto di Euro 4. La applichiamo questa norma? Io, come ho detto prima, sono abbastanza scettico, perché chi compra una macchina di quel tipo non ha la possibilità di comprare una
più bella, più cara, più, sì, più interessante. Sto parlando di chi ce l'ha già, sto parlando di chi ne va a acquistare un'altra. Cioè, questo qua lo incentiviamo a comprare un'altra. Non cambia molto. Come seconda macchina posso essere d'accordo, ma se io non ho la possibilità di comprare una macchina che ho 1000 euro in tasca, poi alla fine mi trovo una macchina vecchia e vado comunque a fare la benzina in Slovenia o in Austria e faccio il percorso di chilometri, che saranno 5, 10, 15, e lo vado a inquinare ulteriormente. Quindi stiamo attenti a non fare un danno peggiore. Non facciamo, si può fare una legge a parte. No, facciamo un ragionamento. Perché una soluzione è quella di incentivare, di aiutare con una detassazione o con un incentivo all'acquisto le auto pulite. Sì, anche di piccoli, magari fatto. Destinandolo proprio alle auto di piccolissima cilindrata, perché e questo ci aiuta a dare risposta a chi ha poche risorse economiche da impiegare, evitiamo l'acquisto di auto che sono altamente inquinanti e quindi siamo vicini comunque a quelle fasce di popolazione che hanno limitate disponibilità economiche ed esigenze impellenti. Sì. Cittadini italiani e non come viene gestita. Devo portare qui fino a domani mattina. Ci dica, non senza tenere, ci modo sintetico. Abbiamo stabilito delle regole già per l'accesso alle case ATER che andrà in aula la prossima settimana. I 5 anni di residenza, secondo noi, sono un limite. Quindi anche lo stesso per lo sconto. Direi proprio di se dovessimo adeguarci all'Austria e alla Slovenia, è solo per i cittadini sloveni ed austriaci. Beh, sarà un elemento comunque in ordine al quale ci confronteremo della maggioranza con il Presidente e poi con la maggioranza. Mi sembra di poter dire, sentendo Scocimarro e Zilli, che il tavolo è aperto. Il tavolo è aperto. Dobbiamo anche solamente darci un appuntamento, magari con legge di bilancio in discussione, per vedere poi concretamente come si traducono queste intenzioni, queste volontà politiche. L'appuntamento quando potrebbe essere? Chiediamo a Zilli, a Scocimarro. Direi che a fine novembre possiamo darvi delle indicazioni molto buone. Ecco, rinviteremo ovviamente anche gli altri ospiti per cercare di vedere come si è chiusa la discussione o se si chiuderà proprio qui a Full Economy. Ringrazio tutti gli ospiti di questa sera che abbiamo avuto: Fabio Scocimarro, Barbara Zilli, Barbara Puschiasis, Bruno Bearzi e Alfonso Di Leva. Ora lancio la puntata di Friul Lavoro legata alle novità del decreto dignità, come impattano sul contratto di somministrazione e sul contratto a termine, e ci diamo appuntamento tra una settimana sempre alle 21.05 per un'altra puntata di Friul Economy. La trasmissione è stata offerta da Sistema Spedizioni SRL.